Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Jurassic World The Game. Arriviamo a 1000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi, lasciate l'hashtag Jurassic World The Game qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino. E andiamo avanti con questa nuova puntata. Allora, ho ritirato un po' di soldini, ovviamente ne ho usati veramente tanti, perché ho cominciato a fare l'upgrade, come vedete, con le oasi del parco e con il bellissimo memoriale di John Hammond, che va messo solo nella prima fila di ogni riga. E piano piano andiamo a potenziare. Ovviamente ho dovuto spostare anche diversi di questi cosini qua sotto, invece di venderli l'ho spostati. Infatti questa riga, se vedete, è completa di triceratopi. E piano piano andiamo in up. Ok, andiamoci a prendere la robina che si è ricaricata qua. Vai così. Dovrei mettermi più spesso, mettermi proprio il timer a 3 ore. Per sbaglio ho pigiato sopra ai dinosauri, va bene. E cercare di andare avanti il più possibile, così da tenere tutto pulito. C'è un filo di lag che mi preoccupa un tantino. E ti pareva che succedeva qualcosa? Che parte il disco a palla perché qualcosa sa. Vabbè, andiamo avanti. Ovviamente, quando uno registra c'è sempre qualche impiccio. Allora, andiamoci a prendere i soldini pure da qua. In realtà, io mi ero preparato un paio di quei. Mi è sparita una di questi qua. Uno degli arrivati. Ah, no, sta a fianco. Ok, non arrivo ancora alla mission di quanto, di pochissimo, sinceramente. Anche perché qua non c'erano i bonus a fianco. Intanto qui ho velocizzato e quindi si è sbloccata una zona in più. Niente male. E poi il bello è che io sto andando progressivo senza usare i dino dollari. Se no qui già mi ero allargato e già stavamo tranquilli anche con le altre costruzioni, vi ricordo. Allora, raccogliamo la bustina. Prima bustina VIP di oggi. Molto carina. Va bene. E ci vado ad aprire anche quella lì della pubblicità. Bustina misteriosa VIP bis pronta. Andiamocela ad aprire con grande calma e relax. Poi ci a prendere la robina del pass. Fa pure rima con relax. Perfetto. Giornaliere VIP. Ok. E prendiamoci la nostra bustina a 24 ore. Vai così. Altri dino dollari, quindi si appa. Niente male. 130 adesso 260. Siamo quasi ai 30, a 28.000 in pratica GV, non male. Dal pass noi possiamo recuperare ancora qualcosa, quindi ci prendiamo l'Ambra. Siamo a 90.000 quasi, quindi siamo quasi a poter prendere la bustina Chiozza. 250 GV e ci siamo, non male, non male. Allora, chance di stagione. Ok, diciamo che non manca tantissimo a completare pure Red. Qui abbiamo da utilizzare creature nevi, anzi, guardate che faccio, raga. Così almeno ci prendiamo qualche altra cosina se ce la facciamo. Ovviamente utilizza. Com'era? Mi sono perso la missione, eppure l'ho appena letta, santa miseria. Ok. Settimanale. Creature nevi, ne manca una. A parte che, scusatemi, ci sarà qualche evento oggi che usa le nevi? Mi sa di sì, quindi non serve farla apposta. Ok, andiamo ad ottieni. Allora, ho preso questi qua ieri, tu c'hai un'altra volta, quello comune che non ci interessa. Vabbè, DNA comunque buono. Se vedete che è calato il DNA dopo vi faccio vedere perché. Intanto ottieni uno Stafricasauro, un altro Stafricasauro, due Triceratopo Gen 2, tanta roba, 250 GV e un po' di ciccia, che non mi dispiace. Mordo, come hai fatto a fare 8 milioni? Allora, mi è apparsa l'offerta 8.000 di DNA per 8 milioni di ciccia, ma non tra quelle a scambio a 3, ma tra quelle casuali, e quindi era molto più buona di quelle a 3, insomma. Allora, Milodonte, vai, ce l'abbiamo, quindi ce lo prendiamo. Premio d'oro, vediamo un po' cosa ci capita. Roba buona. Ok. Un pachirinosauro che ce l'ho, quindi cominciamo ad avere altri doppioni. E andiamo verso il premio diamante. Ovviamente mi devo ricordare sto gigantosauro maledetto. 20 di questi argento l'ho presi ieri sera, che sono di quello nuovo, quindi lo vedremo domani. Allora, ho messo a fare un bel po' di dinosauri, tra cui l'altro Nagliasauro per cominciare la fusione dell'altro erbivoro importante. Importante perché fa i soldi. Questo non è un erbivoro perché ci interessa questo erbivoro, ragazzi. Ci interessa perché fa i soldi, ok? E ci serve arrivare a uno stato di 99.999.999, così tutti gli eventi che facciamo, le costruzioni, sono pulite, ok? Per quello sto facendo questi impicci. Come il monosteco dopo, ho messo a fare l'altro monosteco dopo perché siamo arrivati al 1000. E quindi facendo così io arrivo a farmi almeno il monosteco dopo a 30, perché io già prendo 86.000, no? Però questo potenziato al massimo da 1,5 milioni
normale e se lo fate con l'abbinamento giusto arriva quasi fino ai 3 milioni da solo, cioè ogni 3 ore, cioè fatevi due conti. Ok, proseguiamo. L'ho accelerato, ecco perché sta a 12 ore e 40. E qua abbiamo anche i due Shunasauro da andare a levare. Questi ne ho tantissimi, quindi per levarli ci vorrà una vita. Però pure questi, se non erro, sono a 3. Cioè, nel senso, sono a 3 ore. No, questo è a 7 ore addirittura. Ok. Però ne ho talmente tanti che lo posso maxare. Lo posso fare al 40. E farlo al 40 vuol dire prendere Dindi. È sempre la solita situazione. Sto facendo perché voglio aumentare gli introiti. Ok. Oh, abbiamo Shunasauro e abbiamo pure uno dei due Albertosauro che lo posso bloccare, sembrerebbe. Niente male. Ti vai con la sciscia. Codice Owen, ora non mi interessi. Allora, mi avete detto, Mordug, cominciati a preparare per fare il prossimo super ibrido volante. Per fare il prossimo super ibrido volante, mi serve Tapio Cialosauro maxato. Quindi ho cominciato a mettere a fare anche i Tapio Cialosauro. Perché appena arriva al 40, possiamo gestirlo e fare l'ibrido che mi avete detto voi. Ci vogliono 2000 Euplocefalo, per adesso non li cambio perché tanto ci vorrà prima che facciamo Tapio Cialosauro maxato. E Tapio Cialosefalo è 6017-1905, un gigantone che non dà tanti soldi, ma è un gigantone. Ok, un altro dei super ibridi. Allora, proseguiamo. Abbiamo due degli Albertosauro da mettere a Zonzo. Che poi non c'ho più spazio, quindi tra un po' dovrò depositare. Mi dite, ragazzi, mi conviene depositare qualche dinosauro? Perché comincio a stare un po' stretto e ovviamente gli Albertosauro valgono molto di più di alcuni dinosauri che stanno qua come Dindi. Infatti devo cominciare a sistemare un po' la situazione. Allora, andiamo di qua. Acceleriamo anche l'Albertosauro bis. Niente male. Ok, ce n'ho due. Questo, ragazzi, è il dinosauro che serve per, ovviamente, allo scambio lì, perché vedo che mi dice che c'è possibilità del collezionista e che richiede l'Albertosauro. Questo qua mi sa. No, qual è? Ah no, Albertosauro è nello scambio del collezionista. Perfetto. Deinonico, questo lo completiamo direttamente nell'evento, quindi lo sblocchiamo, non ci interessa scambiarlo. E qui ci sarebbe l'Irritator Gen 2 da poter fare, che poi è bello, Irritator Gen 2 c'è sta l'immagine della tartaruga. Questo è un bug fantastico. Ok. E ovviamente queste sono cose che ancora non possiamo azzannare, addentare, portare a casa. Allora, proseguiamo. Che cos'altro ci abbiamo da fare? Abbiamo messo a fare la fusion là, la ciccia qua non l'ho messa a fare. Qui abbiamo recuperato tutto, là abbiamo recuperato tutto. Ok. Dovremmo essere pronti per andare avanti con la giornata. Indominus, Indoraptor, resti a livello 1 per ora, mi dispiace. Sei potente, ma se te alzo poi dopo si sbilanciano tutte le cose. Allora, io volevo farvi notare una cosa molto interessante che probabilmente va a confermare la mia teoria e oggi lo proviamo. Accesso VIP intanto. Allora, un neve io qua lo utilizzo, quindi sicuramente. No, non lo utilizzo il neve. Assolutamente. Allora, facciamo così. Visto che tanto questo è l'unico evento, mi sa che ci abbiamo quei cosetti. Fammi vedere. Questo mi sembra che richiede leggendari normali. Questo richiede visita dall'azionista, roba grossa. Quindi non ci interessa. Ambra richiede sempre dinosauri. Oh, tutto dinosauri normali. Sono rovinato oggi, mi sa. Allora, c'è Bosco Inquietante. Mi dite se conviene farlo questo, regà? Quello contro i cosini? Contro gli erbivori? Che mi dà Ankylosauro. Poi non posseduto, ce l'ho. No, in realtà no, perché l'ho fuso. Un Aiasauro, Terizinasauro. Potrebbe darmi anche il Paciceratopo, che è un ibrido. Quindi, e da più o meno 1.700, secondo me, è da fare questa. E costa 6 milioni a botta. Anche questa. Allora, a sto punto ci vado secco, non ci frega niente. Massacriamoli con il Brontoterio. E a sto punto mi porto un neve piccolino, ovviamente solo per portarlo. Ok, nel senso perché così mi fa la missione. Perché era USA 15 neve, siamo a 14, dai. Famolo e ba. Oddio, ho sbagliato. Oddio, ho sbagliato. Ho fatto. No, son pirla. Vabbè, se la vinco così, tanto de cappello. Ma sì che la vinco. Ok, attacca uno. In realtà noi potremmo pure attaccare tre e andare di cattiveria e provare. Vediamo un po'. No, ha parato. Peccato. No, ma questa non la vinco. Ho sbagliato. Ho messo quelli deboli, non quelli forti contro. Sono pirla. Cioè, mi sono reso alla vita ancora più difficile. No, vabbè. Ciao ne proprio.
Ma come ho fatto a sbagliare? Sono storto, lo so. Ma pure a Monopoli, se vedete di Monopoli oggi ne dicevo te cavolate. Mannaggia, vado a sprecare energie e soldi. Allora, cavolo. Oh, ok, ci sono arrivato col cervello. Benissimo. L'abbiamo fatta, arrivacce. Ienodonte. Vorrei portarmi qualcos'altro di grosso, ma qua sono tutti piccoli di attacco, a parte lo Ienodonte medio. Se non mi dovrei portare uno Ienodonte grosso e faccio subito one shot tutto. Dai, che faccio? Ciaone. Senza perdere tempo, ne porto questo per sicurezza, ma tanto non me li uccidono neanche volendo. E mi porto un ghiacciolino. Ok, a posto. Vai così. Che poi ho fatto. No, usa 15 cose, quindi già l'ho usato. Per non pirla, vabbè. Ienodonte. Dai, questa ce la leviamo subito. Più che altro perché, ripeto, voglio provare la mia teoria. E se è vera, che mi sa che è vera. Con un pirla e i tornei devo aspettare sempre l'ultimo giorno per farli. E voi non mi dite niente poi, eh? Voi esperti. Ok, mo controlliamo se è vero, magari dico una cavolata. Ok, Ianodonte. Vai, ma eliminali tutti e ce li abbiamo sta roba d'oro. Grimorduk, ma perché giochi così? Perché dobbiamo sbrigarci, cioè abbiamo un sacco di robine da vedere, come sempre. E prima mi levo le cose e meglio è. Specialmente questi, tanto si ricaricano tra un po'. Non è come l'Indominus Rex che si ricarica dopo un giorno e mezzo. Bello, bello, ma una rottura di scatole. Un altro Shunosaur, giusto perché ci mancavano gli Shunosauri. Vabbè, la cosa buona è che sono 1003 GV. Codice Owen per ora non ci interessi. Come sempre, insomma. Riandiamo alle battaglie. A parte che ottieni, me l'ha dato, eccolo qui. Chissà se abbiamo battaglie con le mod, mi sembra di sì. Comunque non ci ha dato alta robina perché gli ultimi step costano di più, lo sappiamo. Ok, battaglia. Vai. Dobbiamo fare la VIP, l'abbiamo fatta. Dobbiamo fare la lista delle rarità, visita dell'azionista e... Sì. E quelle dell'Ambra. L'Ambra c'ha le mod. L'Ambra c'ha le mod. Ok. Ah, si è ricaricato pure l'Indoraptor. Tanta roba gratis. Yeah. Ok, la lista delle rarità. Partiamo con questa, perché ce la gestiamo in modo diverso, la gestiamo sempre con i triple. Evviva i triple, gli vogliamo bene i triple. Ok, anche perché richiede per forza leggendari. I triple sono leggendari. Ok. Allora, diciamo che qua possiamo andarci un po' più bassini, visto che abbiamo il triple. E casomai l'erbivoro gli mettiamo qualcosa che abbia un po' più vita, no, un po' più attacco, no, qua ci vuole un sacco d'attacco, raga. Vabbè, l'unico erbivoro leggendario che abbiamo. Ce la dovrei fare, eh. Però c'è un po' di timore. Come sempre, un pochino di dubbio nella testa di Mordug c'è. Ok. Vai, uno da parte. Dai, cominciamo, corriamo, andiamo veloci. Ragioniamo velocemente. Non sbagliamo a contare, visto che abbiamo tutto il tempo per farlo. Grazie, Mordug, per favore. Ti fai prendere dalla fretta e poi ti perdi sempre quei 50 di vita che rimangono. Ok, non ha attaccato, quindi in pratica ci ha dato doppio bonus. Intanto attacchiamo due. Oh, si era potenziato al massimo. Iglitronace. Ok. 5, potrebbe attaccarci 5 tranquillamente. Sbrem. Niente male. A posto. Quindi quel povero carnivoro va giù con grande amore. Allora io adesso però ho paura di questo. 7000. Un attacco me lo può fare. E non mi ammazza. Ok. 1, 2. Dovrebbero bastare 2. E qua facciamo 3 e 2. Perfetto. Quindi il nostro prestosugo sopravvive. Benissimo. Anche al suo bellissimo Pterakwezzel 16. Attaccherà. Attacca 4. Attacca 4. Quindi ipoteticamente noi abbiamo il nostro vantaggio per eliminare pure lui. Quindi andiamo a fare change. Ovviamente dobbiamo attaccare una, due, tre per eliminare. E a sto punto do due pass e carico il più possibile anche i tre, i triple. Ok, il nostro avversario attaccherà. Quanto attacchi? Attacca 4 pieno. Ipoteticamente potrei pure passare direttamente. Ok. Non lo so, sai, potrei anche fare lo scherzotto, però 800, quello è 1900. Ma sì, ciaone, dai, fatto. Fatto, fattissimo, ciao.
Portata a casa questa, che non me la fa neanche accelerare, stranamente. Ah, ok. E una se la siamo levata. Rissa leggendaria, molto importante. Ittio Stega, non ci dispiace di certo. Ok, GV un po' pochini. Siamo quasi a 30.000 GV, raga. Siamo a 28.500 precisamente. Allora, visita dell'azionista con i GV, tanta roba. E evento Ambra, tanta roba. Ok? Partirei con questo. Va bene. È molto ghiozzo, ma abbiamo sempre i nostri triple, fortunatamente parlando. Carnivoro. Perfetto. Ho anche l'Indominus sbloccato, oltre che l'Indoraptor. Però, non mi sembrano così ghiozze da dover andare a fare un enorme sacrificio. Quindi, potrei andare di Monosteco dopo medio, rivale Leudimorfodonte. Potremmo andare di Metoposauro, che ha leggermente meno attacco di quello di prima. E l'erbivoro o i Sinosaropteryx caricati a bestia, oppure direttamente con qualcun altro degli altri, magari Metoposauro. Speriamo. Vai, si va in gioco. Ok. Ragazzi, vi va meglio che vi faccio vedere quali dinosauri sto scegliendo e perché? Oppure che taglio proprio quella parte a secco? Ditemelo qua sotto nei commenti, anche se penso che a voi vi piace ormai guardare nel dettaglio tutte le mie scelte, perché almeno capite pure perché ho fatto quella scelta e perché magari sono un tontolone di quelli importanti. Ne attacca uno solo. Quindi c'è uno in difesa, il maledetto. Sta difendendo. Questa è una cosa pericolosa. Ok. 1.400. Ci vorrebbe 3. Ci vorrebbe 4. Allora, devo dire che abbiamo una problematica importante. Adesso il carnivoro ci ammazza Monosteco dopo. 100-100. Non può fare altrimenti, cioè un 4. Sta giocando in maniera diversa e probabilmente questa la perdiamo, raga. Se non ci si ricarica il triple, questa è persa. Ci si deve ricaricare... Niente, non si è ricaricato. Quindi, ipoteticamente, questa è persa. E è un problema grave questo. Ok, un attacchino che passa così al concavenato al per bellezza. Peccato che non si è ricaricato il Sinosaropteryx. È una brutta bega. Per andare sul limite ho fatto un errore madornale in pratica. Però adesso ho utilizzato tutti e 5. Io con 3 dovrei ucciderlo. Quindi il resto mi dovrebbe difendere. Ok, mi fai vedere un attimo? 1.400, un attacco me lo posso pure far passare. 3, 4, 5. Quindi 3-3-2. Ipoteticamente c'è ancora una possibilità di vittoria. Perché quello non prende up. Quello ha usato tutto, ha usato 5. Se attacca 4 adesso. Perfetto, abbiamo vinto. Giusto? Non sbaglio? No, abbiamo vinto, perfetto. Proprio al pelo, eh. Al pelo. Ok, questo per risparmiare dinosauri grossi, come sempre. Per insegnamento vostro, perché sennò faccio troppo lesoso, quindi... Allora, GV. Speriamo in tanti bei GV. 1.500, vai. Bello secco e diventa 3.000. No, 7 che diventa 1.400. Vabbè, uguale. Allora, vediamo un po'. 1.400. Quanto costa il raddoppino? L'ho fatto, regà, l'ho fatto. 9,50 dino dollari per avere un GV raddoppiato. 8,50 e diventano 1.700. E voilà. Ale, siamo a 30, a 31.600, quasi 32.000. Roba da pazzi. Ok. Allora, intanto sento Lowend sottofondo, resti là, ma hai rotto 3/4. Evento Ambra. Evento Ambra dovrebbe essere l'ultimo evento che abbiamo chiuso questi qua, no? Perché poi dopo quell'altri sono acquatici questi. In realtà potrei portarmi anche avanti il nuovo sfidante, mancano 2. Però sto scontro a titani lo lasciamo più in là. Intanto adesso il dinosauro quello non ci interessa. Mod massimi, vai. Triple. Vieni qua, triple. Madonna, 2.500.000. Ok. Leviamo i preferiti. Io ci andrei bello peso. Tanto è l'ultima battaglia con i grossi. Va bene. Monosteco dopo pesantissimo. Devasto. Ok, Baryonyx. Va bene. E ciaone. Allora, io faccio una bella cosina. Per essere cattivissimo. Un mega tossina su Monosteco dopo.
Però dopo, prima devo mettere qualcosa su solitario di Rodriguez. Pelle dura. 100 danni viene inflitto sul primo attacco. Morso lacerante. No, un'altra c'era. Quello non ce l'ho. Non ce l'ho. È un peccato. Non c'ho manco rigenerazione. È una cosa molto brutta. Allora facciamo una bella tattica. Ferita condivisa. Così abbasso la vita a tutti gli avversari. Una tossina. E a sto punto potremmo mettere un qualcosa di utile per tutta la squadra. Vitalità no, raduno. Vai, potenziamoli ancora di più. Dobbiamo one shotarli. Li dobbiamo levare de mezzo e basta. Perché dobbiamo fare dei test. Siamo già a 21 minuti, quindi che ne vuole. Ok. Piccolo up per tutti. Allora, partiamo con un difesa. Cioè, un difesa, un pass. Olè. Dai, attacca due, ti prego. Fai il bravo. Bravo. TVB. Ok, 3 da parte. E ci siamo. Dai, attacca 2 così facciamo subito veloci. Ok, grazie che mi ascolti, gioco. Ogni tanto, eh. Qualche gioco mi ascolta, non tutti. Tipo Monopoly non mi ascolta spesso. Vai così, 1 e quello va giù, secchissimo. Ovviamente faccio un 2 difese, perché dopo c'è il carnivoro. Bene, così. Voilà, adesso tossina. Brrra. Vediamo un po' quanto togli tossina. Tutta quella vita toglie parecchio, 760. Ok, a tutte e due, bellissimo. Veramente gran cosa. Attacca 3, mi sa che riesco a eliminarlo con monosteco dopo, senza fare change. Ma sì. Facciamo gli esosi. E faccio 4 pass così se dovesse morire monosteco dopo andiamo con l'altro. E poi bisogna vedere, può essere pure che già muore. Caprosugo, tossina, di solito si sdoppia. No, 768, perfetto. L'altro giorno mi è successo, non mi ricordo che cosa, con schegge. E due pezzi di schegge si sono unite perché era morto uno dei dinosauri. E quindi ha fatto più danni sul secondo in maniera esagerata. No, Caprosuco 104. Caprosuco 104. Mamma mia, esagerati. Non che io non sia esagerato, sono andato con i più grossi che c'ho in pratica. Ok, evento Ambra. E arriviamo a quasi 100.000. Allora, regà, mi dovete dire, mi prendo con tutti quei punticini vari Albertosauro per prima o poi arrivare allo Scorpion? Oppure uso i 100.000 per la solita bustina grossa? Chiedemelo qua sotto nei commenti, specialmente voi che giocate tanto. Magari sapete potete fare una cosa intelligente. Quando mi commentate un consiglio, ditemi il vostro livello account. Così capisco anche se il consiglio viene da un 40. O viene da un 70-90 come me, più o meno. Ok? Perché è importante anche quello. I consigli, ovviamente, uno ne sa di più sul gioco se ha studiato. Non è detto che sia dato dal livello. Però, già uno che ha un livello più alto vuol dire che comunque ci ha messo del tempo e magari ne sa di più. Allora, è il tempo anche che sta giocando perché arriva a 90 e passa. Allora, andiamo avanti. Che dovevamo provare? Ah, ok. Eventi fatti tutti. Dobbiamo solo fare sto bosco inquietante che poi non so se inizio domani o stasera. E questo casomai lo chiudiamo domani. Faccio l'ultima battaglia con voi anche se il red è basso. Non so se ci arrivo. Devo prima finire il pass, secondo me. Tuffati in battaglia. Allora, questa è la Lega Pulcino. Io ho fatto una partita sola con voi l'altra volta e non l'ho più giocato per fare questa prova. Mancano 5 ore, quindi il reset delle liste non c'è più. Quindi vuol dire che se veramente è come penso io, adesso dovrei arrivare con qualche partita nella Lega, almeno nella seconda, senza fare niente. Se è come penso io. Se è come dite voi che sono bot, che è tutto predisposto. Vediamo se è vero. Ok, ovviamente siamo a Lega Pulcino, quindi anche i nostri avversari dovrebbero essere bassi. Bassi, ipoteticamente, mo vediamo. Allora, facciamo una media. Facciamo così. E vediamo cosa succede. Vediamo un po'. Più che altro dice capita. Ok. Sai che mi sono messo comodo, ma dopo 25 minuti qua seduto. Vabbè, sono scarsissimi, ovviamente sono bassi. Però se è come penso io, penso che andremo molto velocemente. Ok, attacco direttamente. Ho messo dinosauri più grandi apposta, raga. Poi dinosauri acquatici. Proprio per correre immediatamente, per fare subito partite, per fare subito battaglie e vedere dove ci porta. Se
Perché se la logica è come penso io, regà, è una presa in giro incredibile. E è facilissimo, perché basta aspettare le ultime ore. Proprio per iniziarlo, io mo la prossima volta aspetto ad iniziare, proprio ad entrare nel torneo le ultime ore. Come oggi più o meno. Se è così, io guarda, sbrocco male perché vuol dire che abbiamo fatto di tutto e di più per cose semplicissime. Potevo risparmiarmi dei pomeriggi. Perché per fare questa roba dei tornei ci vogliono i pomeriggi. E vorrebbe dire anche che quello che dicono alcuni di voi, che la maggior parte di questi sono bot, è totalmente vera. E smentirebbe anche molte persone che dicono: no, ma assolutamente sarebbe una cosa illegale, bla bla bla. Non è illegale, raga. Ognuno col gioco può fare quello che gli pare. Basta che non diventa un gioco a scommesse. Ok? Olè, portato a casa, almeno per la cosa italiana, poi per gli altri fanno come gli pare, ognuno ha le regole sue, anche su queste cose. Oh, si è bloccato. Ok, sarà un attimo incriccato, era rimasto a gironzolare il mio pescetto. Allora, io sono salito di 20. Scusate, no, scusate, c'ho ragione. C'ho ragione. Mi sa che c'ho ragione. Mo siamo a 40 con due partite. Saliamo di Lega. Sai che non è sbagliato. Lui abbiamo pensato noi. Allora andiamo con cicciotti, ancora più cicciotti di questi. Quindi Sbram, Sbram, Sbram. Sì, sto usando proprio i grossi, ragazzi, cavoli. Ce l'abbiamo, poi si ricaricano con qualche ora. Se si ricaricano con 2-3 ore, la posso rifare un'altra battaglia. Se è veramente come sto pensando io, oggi mi porto pure la Lega quella finale, cioè. Ok, ovviamente iniziamo noi. Vai così. Sì, sono battaglie a senso unilaterale queste. Sono proprio giusto per farle e per vedere se effettivamente riusciamo a salire di Lega senza far niente. O il meno possibile in pratica. Ok. 258, Geosauro. Ok, ha difeso uno sicuramente. Dai, un po' più veloci però, su. Ecco, è un peccato che. Allora, io penso che se dovessero far capire almeno che non dico dei bot o roba del genere, potrebbero mettere l'acceleratore pure nel PvP. Perché è uno spreco, spreco enorme di tempo. Ma gigantesco, non enorme, gigantesco. Anche perché io non capisco perché non dovrei poter accelerare il PvP, visto che tanto anche dall'altra parte avrebbe il tempo. Magari non acceleri i secondi, acceleri solo la velocità delle azioni. Cioè 14-13 secondi li lasci normale. E sei messa per morire un melosauro. Me la sto gestendo in maniera troppo scialla, probabilmente. Come sempre, insomma. Allora, questo con due attacchi va giù. Bram bram. Caone. Perfetto. Ok. E dobbiamo fare due per superare il 50%, se non erro, per arrivare al 25%. E poi si vede da là effettivamente i punteggi. Se sono troppo divario, è come pensate voi. Se non è così, è come penso io. E sarebbe veramente una tragedia. Anzi, ripeto, io ho la sensazione che se non. Bello l'attacco di questo. E se non inizio il torneo prima delle 7 ore, mi mette in lista con chi ha iniziato in quel momento. Un po' come Monopoly. Ma Monopoly Go, stesso concetto. Se voi entrate nel torneo le ultime ore, entrate con gente che è entrata in quel momento. Ok? E adesso su Monopoly nessuno lo fa perché sarebbe sbagliato. Vedete, due partite e vado alla top 25. Senza aggiornamento di lista. Perché le liste non sono tempo reale. Sono aggiornate in pratica ogni 8 ore. E a 5 ore e 7 non si aggiorna più, quindi non vede neanche gli aumenti degli altri, ok? Quindi è una cosa molto particolare. Allora, io continuo a salire di grado, sti cavoli. Che me frega, li one shottiamo e basta. Li devastiamo. E ci portiamo a casa top 25 senza fare niente. Vedete, 3 ore, quindi io tra 3 ore posso fare di nuovo gli attacchi e magari se è veramente come penso arrivo alla Lega Dominatore. Con i pescetti. Sono i più scomodi che c'ho. Ok. Stavolta ha fatto il change. O farà change pure lui?
Mi segui? Mi segui? Madonna, 149, poverino. Bravo, tipo così. Olè. Hai messo il counter dell'ortocone, ma serve a ben poco. Ripeto, non sto facendo del PvP serio. Sto facendo del PvP per testare una cosa. Quindi sto giocando in maniera esosa e basta. E quel che esce fuori, esce fuori. Per fare questo test. Ok. Attacchiamo 3 e basta. Ciaone. Potrei andare pure con uno e due piccoli in realtà. Però avete visto, prima mi hanno fregato, quindi meglio non rischiare. Visto che sto giocando sottovalutando l'avversario, meglio giocare esosi in maniera eccessiva. Vediamo un po'. Ok, c'ha 3, io attacco 4. Ha parato 2. Va bene. Dovremmo essere al top 25%. E voglio vedere quant'è la distanza tra il più basso e il più alto di quella classifica. Perché se è così, anche in top 10% ci arrivo senza far niente. Con i pescetti, cioè, se avevamo i dinosauri, avevamo preso la dominatore senza far niente. Ok, vediamo un po' qua al margine. Vedete? Eh no. Però, diciamo che ha sopravvissuto. C'è una differenza di trofei, eh. Noi siamo a 80, i primi stanno a 2,40. Ok, allora la mia teoria è stata smentita alla grande. Bisogna iniziare da subito. Però i più bassi sembrava, eh. Vabbè, intanto siamo alle case sopravvissuti. Quindi non ci sarei riuscito uguale con i pescetti, probabilmente. Vabbè, mi prendo qualche premio a gratis, sono sempre buoni. Qualche dino dollaro, no, qualche soldo triste. Va bene. Allora, penso che ugualmente in 5 ore non ce la faccio, però intanto ci portiamo a casa anche una bustina triste, non ci frega niente. Ok, abbiamo provato a smentire sta cosa, è andata invece al contrario, quindi va bene. Allora ragazzi, abbiamo fatto ovviamente evento Ambra, abbiamo fatto evento quello lì dei Dino Dollari, abbiamo fatto evento dei GV, abbiamo fatto l'evento VIP, abbiamo buttato giù un sacco dei dinosauri nuovi. Abbiamo messo a fare il monosteco top, abbiamo messo a prepararci per il nuovo super ibrido, stiamo andando avanti pure per lo scorpione, cioè sto facendo mille mila cose e ho allargato anche questo pezzettino di struttura che piano piano si completerà e dovrebbe potenziare tutti i dinosauri che abbiamo qua sopra e fare più soldini. Ok, arriviamo a 1000 like, condividere il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi, lasciate l'hashtag Jurassic World Game qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino e ci vediamo domani con il prossimo video.